Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cos'hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è la bellezza da guardare. È un cercatore di Dio e un pescatore di uomini. Il San Pietro, protagonista del music opera, rappresentato in anteprima al Palatenda Strisce di Roma. Con la regia di Marco Simeoli, in scena 15 attori di altissimo standing. Un corpo di ballo, scenografie storiche, creazioni scenografiche ed oltre 140 costumi. 2 ore di spettacolo in un susseguirsi di suggestioni musicali rock e sinfoniche. Primo dovere che c'è, vita mia, gioco d'allegria che sai, così prezioso che nessun gioiello è prezioso come te. Buonasera, sono Tony Labriola, produttore insieme a Stefano Covoni di questo musical, che è uno dei 3 musical che abbiamo in giro per l'Italia. Ci siamo imbarcati in questa storia quasi religiosa con l'aiuto e l'appoggio morale di 2 nostri amici, Monsignor Giuliano e il Vescovo Micichè. Questa storia nasce dalla volontà di un autore milanese, si chiama Adriano Bonfanti di Mediaset. Tempo fa ci propose di fare un sacro, ovviamente fatto in un altro modo di come l'abbiamo realizzato, con musiche diverse, con uno spirito diverso. Abbiamo abbinato le 2 scuole di pensiero, di musica rock e quello che è il percorso di fede di Cefa, che poi è diventato San Pietro dopo aver conosciuto Gesù, e abbiamo realizzato questo musical. Sono Simone Sibillano e nello spettacolo San Pietro interpreto San Pietro. Diciamo che questo è forse il personaggio più bello che io abbia mai interpretato, perché racchiude coraggio, forza, fede e tanta umanità. Lo spettacolo racconta tutta la storia di San Pietro, quindi da quando lui in Galilea, nel lago di Tiberiade, era un pescatore fino alla sua morte, avvenuta nel 67, tra il 63 e il 67 d.C. a Roma per mano di Nerone. Quindi racconto tutte le fasi della sua vita e tutte le età. E diciamo che è un viaggio molto... molto forte emotivamente e molto molto bello da intraprendere. Sono molto felice di farlo. Avevano trasformato la casa di mio padre in uno squallido mercato. Hai ragione, ma i romani non sono così accomodanti. Tu lo sai che la loro legge permette a noi ebrei di fare quello che ci pare, di adorare chi ci piace, purché paghiamo le tasse e non uccidiamo i soldati. Ma se tu gli scombini i mercanti, questi non possono pagare le tasse e allora lì la cosa si fa più grave. Nessuno impedisce ai mercanti di vendere. Anche te vendevi il tuo pesce. E meno male. Ma non è necessario invadere la zona del tempio. Gesù, io ero un mercante, lo sai bene, e devi non voltarmi le spalle. Sto parlando con te. Sono Aaron Borelli e, come potete ben vedere, interpreto Gesù in San Pietro. E questo ruolo è un ruolo molto molto difficile, perché riuscire a fare appunto Gesù e riuscire a rappresentarlo è sempre una cosa abbastanza difficile, proprio perché per la grandezza dell'uomo che è stato nell'essere appunto figlio di Dio. La cosa bella di questa musicopera del San Pietro è il fatto proprio che parliamo di uomini, non di santi.
e ci piace raccontare quello che è stato il percorso di Pietro, il percorso di Gesù e di tutti ovviamente gli apostoli per arrivare a quelle che sono le debolezze dell'uomo. Infatti a un certo punto con Pietro gli dico proprio: tutti gli uomini hanno delle debolezze e anche Pietro stesso ha delle debolezze che lo rendono umano, e Gesù ha bisogno di uomini, non di statue. Io dal tuo fianco non mi muovo. Lo apprezzo, ma anche tu mi lascerai. Sei un uomo, gli uomini hanno tutti delle debolezze. Ma perché dici questo? Sei sempre il mio Pietro, il miglior amico che si possa avere, e anche tu hai delle debolezze che ti rendono umano. E io ho bisogno di uomini veri, non di statue. E quindi gente di cuore che sbaglia, che può sbagliare, ma che può sempre redimersi e trovare, diciamo, la pace interiore attraverso la parola di Gesù. La debolezza degli uomini è il dolore più grande che può attraversare il cuore di una donna: veder morire il proprio figlio. Ed il sole sparirà col mio dolore. No. No. Ciao a tutti, sono Beatrice Buffadini. Ora levo il cappello perché tra poco metterò il velo, interpreterò Maria nell'opera che stiamo per andare a fare. È un grande onore, un privilegio e una grande responsabilità interpretare comunque un ruolo così importante nella storia. La scena che vado ad interpretare, un pochino più difficile e più sicuramente più toccante, è quella che la vede sotto la croce del figlio già morto. Ed è una scena innanzitutto difficilissima, credo, per qualsiasi madre e per qualsiasi attrice donna. Nella mia fattispecie poi io sono diventata madre da 5 mesi e quindi è stato un ruolo che mi ha molto arricchito e toccato, nel quale è difficile comunque da ogni donna e madre immedesimarsi, ed è andata, insomma. Speriamo di riuscire a comunicare un'umanità di una donna che vive la tragedia peggiore che una madre possa vivere. No, non puoi certo mentire a noi, no. Sai bene a chi hai consegnato Gesù, perché non parli più? Ecco cosa ho fatto, ho baciato il mio Signore. No, non comprendo questa accusa che mi fate. Come un marchio infamante che volete far cadere su di me. Mi chiamo Carmelo Gerbaro e interpreto il ruolo di Giuda in questo spettacolo. Bene, risaputo, Giuda è un personaggio molto importante nella storia di Gesù, di San Pietro, è il traditore per eccellenza. Abbiamo deciso di prendere la parte più importante di Giuda, la bellezza di questa persona truffata dalla vita, di questa persona persa, di questa persona dilaniata dalla scelta del bene e del male. In quest'opera San Pietro Musicopera interpreto il ruolo di Nerone, quindi diciamo tra virgolette un po' il cattivo della storia, colui che,
che fece dei cristiani a Roma un po' uno scempio, nel senso quello che faceva sacrificare appunto i cristiani nelle arene, li faceva mangiare dai leoni. È un ruolo un po' particolare, ha tantissime sfumature, tantissimi colori, passa da crisi di pianto a momenti di ilarità, veramente in un batter d'occhio, diciamo. La Chiesa, Pino Caruso è la coscienza della Chiesa. Una partecipazione straordinaria con un cameo altrettanto straordinario. Anzi, tu sei parte di me. No, io non sono come te, risponde la Chiesa umile. L'ideale della Chiesa voluta da Gesù è quello di una Chiesa missionaria e povera. I pastori devono avere addosso l'odore delle gregge, uscire dalle chiese e andare a cercare le pecore smarrite. Ma straordinaria, vabbè, non lo dico per finta umiltà, ma è una partecipazione sentita che si estrinseca soltanto in una sorta di prologo che esprime un po' i temi dello spettacolo. La Chiesa com'era, la Chiesa saccente, la Chiesa com'è o come dovrebbe essere la Chiesa povera. E l'altro elemento è appunto la povertà del mondo e la Chiesa che cerca di essere povera per essere vicino ai poveri e migliorarne la condizione. Questo è la partecipazione da prologo. Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cosa hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Batti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è...